perché ospite è Fiorello Gramillano, uno dei forti candidati in queste elezioni di Ancona, dove è veramente interessante sarà seguire, perché i personaggi sono tutti ragguardevoli. E una domanda le voglio fare, prima di dire chi è lei, eccetera, eccetera. Tra l'altro, professor Gramillano, preside del liceo scientifico Galilei, che è un nome molto conosciuto in casa Moretti, perché i tre figli, quando siamo ritornati dall'America, tutti e tre hanno studiato lì, eccetera. Senta, lei è un preside molto stimato, molto ben voluto, tranquillo in questa sua nuova, in questo suo incarico di prestigio. Perché si è messo in questa mischia? Ma questa è una domanda molto bella, che però trova la risposta nel fatto che molti amici, molti cittadini, lei sa che io sono stato presidente della prima circoscrizione di Ancona, molti cittadini che mi hanno conosciuto, molti ragazzi, uso il maschile, ma naturalmente il tutto è per da coniugare sia al maschile che al femminile, mi hanno chiesto appunto di cimentarmi. Infatti lei, scusi che lo interrompo, ma ogni operazione elettorale, cioè, è sempre circondato da giovani. Ma sì, cos'è, uno staff di giovani? È uno staff di giovani, è uno staff che mette entusiasmo, che è l'entusiasmo personificato, proprio perché è giovane, perché è pieno di iniziative, è pieno di prospettive, e questo è molto bello, perché per una città come la nostra è fondamentale. A me piacciono molto i particolari. Mi è arrivato il suo curriculum vitae, perché chiedevo qualche cosa, e secondo me è stato fatto da qualcuno che le vuole bene, perché era un curriculum che le assicuro che non c'era il minimo appiglio di negatività. Chi l'ha fatto? L'ha fatto un giovane, nel caso specifico mio figlio Andrea, quindi è necessariamente positivo. Non c'era bisogno positivo. Di spiegarlo, perché veramente c'è. Senta, lei si è laureato in chimica, sì. 1974 sono... 71. 70. È nato in quel paradiso di Critunno, delle fonti del Critunno, no? Sì. Poi è capitato ad Ancona per ragioni di amore. Esatto. Lei ha sposato... Sì, una signora, sì, di Ancona, sì, signora Guidi, sì, no? Sì, sì, io ho sposato mia moglie, che ho conosciuto appunto all'università negli anni, nel 68, no? Gli anni delle mobilitazioni, e poi grazie a lei sono diventato cittadino di Ancona, in verità in un momento in cui Ancona tremava, me lo ricordo, anzi questi ricordi sono venuti fuori proprio in questi giorni con il terremoto, con la tragedia d'Abruzzo. Esatto. La mia famiglia si è trasferita proprio nel periodo in cui c'era il terremoto, tanto che dopo 10 giorni che si erano trasferiti si sono organizzati presso parenti, addirittura a Foligno, proprio perché si stava tremando. E lei ha due figli, no? Io ho due figli, sì. Che età? Andrea, 26 anni, e Luca, 31. Uno, Luca è... Politicamente impegnati? Luca un pochino di meno, Andrea invece è abbastanza impegnato, è quello che è un po' il coordinatore dei giovani che mi sostengono. Ah, ecco. Sì. Torno alla domanda base, un preside molto stimato, che ha davanti insomma una carriera tranquilla, perché non ha problemi, non ha rivali nei valori specifici, eccetera, eccetera, entra in questo mondo turbolento, dove sembra che la mia indicazione, che ormai uso purtroppo da molti anni, che l'Italia è il paese dei contro. E poi spiego perché il governo è contro l'opposizione, perché i partiti sono contro i partiti, nei partiti le correnti sono dentro le correnti, nelle correnti tutti sono contro se stessi. Allora ad Ancona in questo momento si applica in pieno questa mia teoria, sono tutti contro. Ma io uso questa stessa sua metafora per dire che sono sceso in campo contro i contro.
se così posso dire. Cioè, meno male. A me piacerebbe che il clima politico fosse più sobrio, fosse un'attenzione, quella politica, nella quale ci si misura attraverso idee meditate, attraverso idee veramente pensate, e non contro qualcuno o contro qualcosa, ma idee che possano portare il bene della città. Forse è retorica, però credo che è fondamentale che questa idea ci possa guidare. Perché questa idea è troppo logica. No, e allora, oggi il mondo veramente va contro la logica, contro... Senta una cosa, professore, lei ha vinto le primarie molto brillantemente, perché anzi devo dire onestamente che alla vigilia nessuno credeva che lei vincesse, perché non per le qualità specifiche, ma perché i suoi contendenti erano più conosciuti di lei in quel momento.